Sì, buongiorno, siamo qui al terminal bus della città di Potenza, un luogo dove ogni giorno si riversano decine di autobus extraurbani per entrare nella città capoluogo. E quindi questo sarà uno dei punti nevralgici della prima giornata di controlli e di verifiche dall'entrata in vigore della nuova modalità di Green Pass. Un super Green Pass, lo ricordiamo, per vaccinati o per guariti dal Covid, e un Green Pass invece base, relativo soltanto, per cui basta anche il tampone. Nei giorni scorsi in prefettura Potenza, così come in tutte le prefetture d'Italia, si sono svolti diversi incontri, diverse riunioni per provare a organizzare proprio questa complessa macchina dei controlli, coinvolte tutte le forze dell'ordine, per volontà del Ministero degli Interni, in questo caso, in questa fase, anche la polizia locale e in alcuni casi dipendenti delle aziende del trasporto pubblico. Ma ci ha raggiunti, è qui con noi, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, a cui chiediamo come funziona questa complessa macchina dei controlli. Abbiamo riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale è seguita una pianificazione che ho adottato nella giornata di venerdì e immediatamente girato alle forze di polizia e alle polizie municipali, come ha detto. I controlli riguardano in particolare il sistema dei trasporti e del trasporto pubblico extraregionale, regionale e di quello locale, per la parte specifica riguardante il Green Pass ordinario. Ciò significa che in questo momento gli operatori di polizia municipale stanno verificando questa tipologia di Green Pass. L'altro aspetto che ci toccherà in particolare sarà quello verificare la fattibilità e la operatività del Green Pass rafforzato prevalentemente sulle attività di ristorazione. Qualche giorno fa lei ha diffuso un po' i dati di questi primi 20 mesi di emergenza sanitaria. Da marzo 2020 a novembre 2021 quasi 455.000 controlli sui cittadini e circa 5.600 sanzioni comminate. In questa fase quali sono le sanzioni che rischiano cittadini o eventualmente esercenti? Beh, consideri che a partire da oggi noi metteremo in campo circa 200 uomini tra forze di polizia e polizia municipale, e quindi è un impegno, uno sforzo notevole. Il principio è quello di utilizzare flessibilità nelle attività di verifica e di controllo. Noi ci auguriamo davvero che la gran parte degli utenti siano rispettosi e riguardosi nel rispetto appunto del principio soprattutto della vaccinazione. Le sanzioni sono quelle previste dal sistema della cosiddetta depenalizzazione e verificheremo giorno per giorno, anche attraverso l'inoltro al Ministero dell'Interno, appunto delle attività di controllo che stiamo mettendo in campo. 200 uomini giornalmente è un bel impegno, un bello sforzo. Lo ricordiamo però, non solo quindi Green Pass, mi raccomando, restano in vigore le misure di sicurezza come mascherina e distanziamento. Prima di restituire la linea allo studio abbiamo preparato una piccola scheda che riepiloga un po' quando serve il Green Pass rafforzato e quando quello base. Poi linea allo studio. Grazie. Dal 6 dicembre al 15 gennaio saranno in vigore due livelli di Green Pass, quello base per cui basta anche il solo tampone per andare al lavoro, tranne che per le professioni per cui vige l'obbligo vaccinale. Il Green Pass base sarà poi necessario per accedere al trasporto pubblico, bus metropolitane e treni locali, basterà per piscina, palestra, terme e soggiorno in hotel. Il Green Pass rafforzato con vaccinazione o guarigione da Covid, chiamato anche Super Green Pass, sarà necessario invece per ristoranti, stadi, cinema, teatri. Nei bar Green Pass base per consumare al banco, ma serve quello rafforzato per sedersi ai tavoli. In caso di zona arancione, il Green Pass rafforzato sarà necessario per l'ingresso in tutti i locali al chiuso.